Ancora una sconfitta per la Juve Stabia che perde all'uscita di Crotone contro la formazione di Moriero, un 2-1 che condanna ancora una volta il gialloblu con una classifica che diventa sempre più difficile, ma andiamo subito alle azioni salienti della sfida dell'uscita. All'ottavo subito in vantaggio il Crotone con un calcio di punizione battuto dalla distanza dallo specialista Archimede Morneo, la palla viene deviata da un difensore della Barriera Stabiese e spiazza della corte per l'1-0 della formazione di Moriero. Al 17esimo cross basso di Galeotto, non ci arriva però a centro aria Russo che manca l'appuntamento con il gol. Al 21esimo il raddoppio del Crotone, cross dalla destra di Galeotto, della corte esce per abbrancare la palla, però se la fa sfilare dalle mani e Basso ringrazia segnando il gol del 2-0. Al 33esimo timida reazione della Juve Stabia affidata al cross di Raffaele Medrano su cui si avvita Biancolino ma para facile con Noncetti. E proprio in chiusura del primo tempo c'è ancora Medrano che serve Biancolino, l'attaccante scarica un destro però ben controllato da Emanuele Concetti. Si passa al riposo con la Juve Stabia, anzi con Bonetti e Marocco che inseriscono Radi per Ametrano. Al terzo minuto Russo serve in entrato Aurelio che spedisce però in curva da pochi passi il padrone del possibile 3-0. Al 26esimo calcio d'angolo per la Juve Stabia con Amore da due passi che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta con un colpo di testa che finisce alto sulla traversa. Al 28esimo ancora Amore che si rende pericoloso sul cross di Capparella, la centrocampista ex Perugia stacca di testa ma Concetti è bravo a respingere. Poi al 29esimo arriva il gol della Juve Stabia che accorcia le distanze con Biancolino servito da un calcio di punizione di Radi a tagliare teso, l'attaccante di testa anticipa tutti e Concetti, e poi si fa ammonire nel il suo duello personale con il pubblico per comportamento antisportivo e sta tra la Calo e Perugia. Poi al 41esimo il cross di Capparella per Peruso con la palla che finisce di poco a lato. Poi dopo finirà il Crotone in 10 la partita per l'espulsione di Paponetti per un tocco, un pugno dato a Gritti. Gritti termina a terra, l'abito d'oro di Roma espelle anche Paponetti, Crotone che finisce in 10, quest'abbe che si butta in avanti anche con Peluso e il notato Cristea, ma la musica non cambia, nuova sconfitta per la Vespe.